Francesca l'ho conosciuta come conosco, come mi succede spesso con tante altre persone, artisti. L'ho conosciuta per caso, anche se poi in realtà ormai sono convinto che il caso non esiste. E un paio di anni fa è successo questo, in occasione della mostra che facemmo a Terni, la prima mostra che facemmo per il progetto, insomma, per la raccolta di fondi per le popolazioni colpite dal terremoto. Lei venne a visitare la mostra, comprò un lavoro e ci siamo conosciuti e poi nulla più. In occasione del ritorno a Terni di questo progetto e dell'ultima mostra che facemmo a distanza di un anno, lei mi telefonò per chiedermi se andava a vedere cosa faceva, per capire se poteva mettere a disposizione un suo lavoro. Quindi sono andato, come faccio un po' con tutti, e ho visto subito delle cose. Io non sapevo assolutamente nulla di lei, neanche che dipingesse. Ho visto delle cose interessanti e tra queste ho poi alla fine scoperto queste carte piccolissime, queste cadastre di casette una sopra l'altra. Appena viste, dico, mi si è accesa la lampadina, la famosa lampadina, e da lì abbiamo iniziato a progettare questa mostra che poi, ecco, a distanza di quasi un anno si realizza, e lei ha lavorato in piena autonomia. Però ecco, con un confronto continuo, pezzo dopo pezzo, per cui queste casette poi si sono riempite di tante altre cose, altre varianti, sono entrate in gioco le piazze, e poi si sono aggiunte le ceramiche, si sono aggiunti altri colori e siamo arrivati a questa mostra, che è la prima mostra e anche il primo catalogo che lei fa, come spesso succede a chi partecipa ad officine d'arte. E sembra che sia andata tutto bene. Io ho sempre il dubbio quando faccio delle scelte un po', diciamo, ardite tra virgolette, però alla fine il risultato è sempre ottimo. I riconoscimenti arrivano anche da artisti e persone che sono abituate a vedere un po' di tutto, per cui l'ennesima conferma che stiamo lavorando bene. Qui la programmazione è molto diluita rispetto a una volta, però questa è la 19ª mostra di questo progetto, iniziato a ottobre 2013. 19 mostre, 19 cataloghi, 19 artisti, alcuni alla loro prima esperienza, altri invece già con una bella carriera alle spalle. E niente, è una delle cose, delle tante cose che facciamo a Terni di cui possiamo essere contenti.